fondamentale l'esercizio attivo, la chinesi attiva, così come sono fondamentali anche altri percorsi, come ad esempio quelli di bloccare il dolore, usando anche laser, cioè sistemi fisici che giustamente il fisiatra conosce bene. Dottore Di Paola, perché reumatologia e riabilitazione rappresentano un binomio imprescindibile? Sì, c'è una maggiore apertura da parte di entrambi le parti, sia il reumatologo che il fisiatra, soprattutto in alcuni territori iniziano a parlare bene e questo è un grosso vantaggio per i nostri pazienti. La riabilitazione in reumatologia è importante che inizi precocemente. Possiamo ridurre l'uso dei farmaci, soprattutto degli antinfiammatori, ma anche dei DMARD, perciò farmaci che hanno una certa tossicità, il paziente è molto contento. E perciò da questo punto di vista è veramente un binomio importante, imprescindibile. È vero, la riabilitazione si occupa di tanti settori, però per me, che sono un reumatologo e un fisiatra, per me diventa un aspetto fondamentale. L'esercizio attivo, quale ruolo svolge? Allora, è fondamentale soprattutto nella prevenzione dell'ipotrofia muscolare, che è proprio una conseguenza dell'artrite. Il muscolo perde di consistenza, perde di tono ed crea poi le deformità articolari che dobbiamo assolutamente prevenire. Perciò è fondamentale l'esercizio attivo, la chinesi attiva, così come sono fondamentali anche altri percorsi, come ad esempio quelli di bloccare il dolore, usando anche laser, cioè sistemi fisici che giustamente il fisiatra conosce bene. Una buona riabilitazione potrebbe incoraggiare il paziente anche verso una maggiore aderenza al percorso farmacologico? Assolutamente. Diciamo che il farmaco da solo ha i suoi limiti, la riabilitazione da sola ha i suoi limiti, insieme sono vincenti per il paziente che, ripeto, sta meglio risparmiando farmaci, perciò risparmiando tossicità. Nei casi più complicati ovviamente ci sono malattie reumatiche che sono molto impattanti sulla qualità di vita del paziente, il tutto poi si riverbera anche nei rapporti con la famiglia. In questo caso il contesto familiare come lo prendete in considerazione? Bisogna proprio fare lì un percorso anche psicologico, con l'aiuto anche di esperti in questo campo. Però è chiaro che nel momento sia della diagnosi, la presenza della famiglia, che anche nel protocollo è fondamentale. Io chiedo sempre ai miei pazienti di portare il partner o il genitore o il figlio, e perciò questo è estremamente importante, perché è solo questo insieme di elementi che permette di vincere le malattie. Dottore Di Paola, senta, perché in Italia non c'è ancora un registro di patologia per le malattie reumatiche, eppure ce ne sarebbe di bisogno? Credo che comunque se ne sta parlando tantissimo, la SIR sta lavorando in questo senso, a breve perciò si partirà ad esempio con il registro della fibromialgia, se ne è parlato anche in questo convegno, ma anche sulle altre malattie che comunque sono ormai ben inquadrate. Anche dal punto di vista dell'invalidità. Il problema della fibromialgia è che ancora non viene riconosciuta, perciò questi pazienti che in realtà stanno veramente male si trovano a pagare tutto.